c'è il Codacons? Avvocato? Rienzi? Sì, sono qua. Sì. Ce la fa in pochi minuti, pochissimi, perché abbiamo parlato di scuola. E allora sì, faccio un aggancio all'università, perché proprio oggi, da tutte le parti, perché la notizia può non essere giovane, ma c'è stato un allarme dei rettori, calo demografico, drammatico, strategia per recuperare studenti, molti atenei a rischio chiusura al sud. Ma Carlo Rienzi, lei proprio stamattina, prima di questo allarme, grido d'allarme, ha mandato i suoi comunicati, che arrivano a qualsiasi ora, non dorme mai benedetto uomo, vabbè, e ha denunciato. Cosa ha messo sotto inchiesta? I numeri chiusi di alcune facoltà? Perché? No, i numeri chiuso per medicina, perché è una vera follia, sono scellerati questi qua a lasciare, cioè, dopo che abbiamo avuto la certezza di non avere medici a sufficienza, che erano stati eliminati non so quanti posti di medici negli ospedali, eccetera, questi fanno il numero chiuso perché per dare 3 milioni di euro all'anno che devono passare dalle tasche dei giovani laureati alle università, che sono quelle pubbliche e quelle private. E ci sono università virtuose come la Bicocca di Milano, che prende 20 euro per questi corsi, ma ci sono altre al sud che prendono 100-200 euro, e le università private non ne parliamo proprio. Cioè è una speculazione ed è un business vergognoso, e il ministro si presta a questo business. Facciamo un appello, tolga oppure faccia gratuiti questi corsi. Le università sono statali, devono farle gratuitamente, sono già pagate con le tasse, quindi non devono vendersi una lira, un euro, se proprio vuole fare cosa che... Ovviamente se togli i soldi non ha più interesse nessuno a fare il numero chiuso. Alla fine otterremo qualche cosa, caro Carlo Rienzi? Codacons? Che può ottenere? Sono anni che facciamo questa battaglia. Quando si tratta di milioni di euro che devono passare in mano alle università, chiaramente, evidentemente, c'è una lobby che impedisce di eliminarli. Che dobbiamo fare noi? Che possiamo fare se c'è un ministro che continua, che sembrava una discontinuità rispetto a quello di prima? Vediamo. E invece può fare, vediamo, cosa. Dai, Rienzi, sei mesi. Vediamo, intanto ci ha deciso male, perché ha deciso di fare il numero chiuso. Quindi per il momento, vediamo, perché qui è un altro buco nel muro. Another brick in the wall, teacher, e lascia un po' in pace questi studenti.